Sono indignato, di quello che purtroppo ho visto anche nel mio paese, che amo profondamente, di tante persone che hanno fatto e detto cose irraccontabili, irripetibili, che io pensavo fossero soltanto oggetto di un drammatico passato e che invece si stanno ripetendo. È vero, dobbiamo essere più uniti, dobbiamo combattere questa ignoranza folle che porta ancora qualcuno ad avere a covare nel proprio seno odio e antisemitismo. Dobbiamo insieme cercare di convincere queste persone a riacquistare un po' di buon senso. Sono rimasto però questa sera, ho imparato molto da quello che è stato detto su questo palco, ma la cosa che mi ha amareggiato e mi ha colpito di più è stato quello che ha detto Rabbino Capo quando ha detto: già adesso si comincia a dimenticare. E questa è una cosa terribile, che a pochi giorni si cerchi di nascondere la verità, si cerchi di dimenticare quel vigliacco atto che è stato compiuto. Allora noi non dobbiamo permettere che questo avvenga, dobbiamo tutti quanti gridare il diritto di Israele a difendersi, di gridare il diritto di Israele a tutelare la propria esistenza, e lo dobbiamo fare noi soprattutto, noi che abbiamo delle responsabilità maggiori purtroppo, perché viviamo in questo mondo e purtroppo dobbiamo assistere a quello che sta succedendo in questo paese. Senatrice Segre, lei oggi ha detto una cosa che anch'essa mi ha colpito tantissimo, quando ha detto: mi sembra di avere vissuto invano. È una cosa anche questa che mi ha colpito nel cuore, e io le dico: no, senatrice Segre, noi insieme dobbiamo dimostrare che lei ha vissuto con grande onore. È stato un esempio per tutti noi, e noi dobbiamo combattere al suo fianco per fare in modo che queste atrocità non si ripetano e non si facciano più affermazioni in qualche modo che colpiscano il popolo ebraico, che colpiscano la vostra esistenza e il vostro diritto di dimostrare la vostra libertà e la vostra democrazia.